compleanno Radio Mu. Buon compleanno Radio Mu. Buon compleanno Radio Mu. Buon compleanno Radio Mu. E sono 200, non 200 anni come sostiene il professore Giampicchio, bensì 200 puntate di Radio Mu che festeggiamo proprio oggi, e tanto di cappello quindi alla nostra super radio. Ma intanto ascoltiamo anche questa audio cartolina di Daniela che ce la manda dalla Grecia, esattamente. Facciamo subito partire. Ciao Giovanni, ciao amici di Radio Mu. Oggi siamo qui in Grecia e da qui vi facciamo tantissimi auguri per la 200ª puntata. Sentite un po'. Cronia Pollaria di Mu, Cronia Pollaria, piatto episodio numero di Accosia. Esatto, 200 puntate di Radio Mu dalla Grecia con amore. E allora, tanti auguri a Radio Mu, ma tanti auguri anche a voi, miei cari, e buona puntata, naturalmente, con il nostro solito muggito. Nel silenzio ascolta, c'è qualcosa che è un rumore, anzi meglio un suono. Musica e parole delle cose che sono un gioco ma sono anche un dono. È una radio facile, gentile, dice cose e ci pensa su. È una radio agile, cordiale, il suo nome è Radio Mu. Radio Mu, pensaci tu. Se fate una città, voi architetti, fatela divertente, mettete prati verdi sopra i tetti e scale per la gente. Mettete strade d'acqua luminosa con pesci verdi e gialli, e nelle piazze le cicogne rosa e sopra i tetti i galli. C'è una città, si dice una città felice. Se fate una città voi ingegneri, fatela silenziosa, riempitela di boschi e di sentieri, fatela misteriosa, con case che rimangono segrete e con 100 fontane, perché chi passa si tolga la sete nel canto delle rane. C'è una città, si dice una città felice. Se fate una città voi costruttori, fatela generosa, con muri molli e con gli interni fuori e porte di mimosa, con stanze grandi come tutto il cielo e fiumi nei giardini, una città che accarezzi il pelo ai cuccioli bambini. C'è una città, si dice una città felice. C'è una città, si dice una città felice. Professor Giampicchio, eccoci qua per dibattere con lei sulle 200 puntate di Radio Mu, non 200 anni di Radio Mu, sono troppi 200 anni. Sì, la sento. Siamo qui per... Sì, siamo qui per... Ha le idee un po' confuse. Siamo qui per cosa? Oh, santo cielo, non sta bene? Non si sente bene? Tutto a posto? Tutto bene? Io sostengo che 200
Troppi. Ma che è sto ruggito adesso? Sembra molto alterato, io direi di chiudere il collegamento subito. Ecco, lo sapevo, chiudi tutto. Via l'audio. Ok, metti su una musichetta tranquillizzante e metti anche il cartello collegamento sospeso. Ce l'abbiamo fatta, dureremo, nel senso che andremo poco in onda per una decina di minuti, però vi racconteremo un sacco di cose. Un sacco di cose. E dunque, auguri a tutti! Sono il nanetto Forlì e non mi muovo da qui. È qualcosa che non so. I testi miei nascono per essere raccontati con la voce, nascono da già radiofonici e quindi hanno bisogno di essere scritti con la voce più che con l'inchiostro sulle pagine. E la radio permette di farlo, e questo, in questo senso, mi piace molto. Grazie Roberto. Prego Daniela. Così pare. Con la chitarrina ti canto una canzone. Ma non so se posso ascoltarla perché c'ho la pulce qui nell'orecchio. Io voglio fare un viaggio, ma non so come andare. Magari prendo il treno che viaggia sui binari, scivola lontano come un lungo serpente pieno di tanta gente. Su non esser così lento, è già ora di andar via. Sì, però ancora un momento, ho una malinconia. Su non esser così lento, è già ora di andar via. Sì, però ancora un momento, ho una malinconia. Io voglio fare un viaggio, ma non so come andare. Magari prendo l'auto, accendo il mio motore e giro il mio volante e guardo lo specchietto e la cintura metto. Su non esser così lento, è già ora di andar via. Sì, però ancora un momento, ho una malinconia. Su non esser così lento, è già ora di andar via. Sì, però ancora un momento, ho una malinconia. Io voglio fare un viaggio, ma non so come andare. E se prendo l'aereo e vado su a volare? In alto, in alto, in alto, dove c'è solo il cielo, dove c'è solo il sole. Su non esser così lento, è già ora di andar via. Sì, però ancora un momento, ho una malinconia. Su non esser così lento, è già ora di andar via. Sì, però ancora un momento, ho una malinconia. Nel silenzio ascolta, c'è qualcosa che è un rumore, anzi meglio un suono. Musica e parole delle cose che sono un gioco ma sono anche un dono. È una radio facile, gentile, dice cose e ci pensa su. È una radio agile, cordiale, il suo nome è Radio Mu. Radio Mu, pensaci tu.